Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Un'agghiacciante rivelazione arriva da una connazionale italo-inglese sul recente caso di omicidio che ha scosso la tranquillità di Senago, lasciando dietro di sé un'ombra di paura e inquietudine. La protagonista della storia è una collega di lavoro di Alessandro Impagnatiello, l'autore confessato dell'omicidio, presso l'Armani Bamboo Boy di Milano. Secondo la sua testimonianza, il trentenne si sarebbe recato alla sua abitazione poco dopo aver commesso l'atto nefando e aver nascosto il corpo della vittima, Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Ha iniziato a chiedermi insistentemente di vederci. Le sue richieste erano così pressanti che un collega mi ha accompagnata a casa, dato che anche gli altri erano preoccupati per me, ha raccontato la donna. Secondo il suo resoconto, Impagnatiello si era presentato di fronte al suo portone, creando un clima di tensione e paura. Ha iniziato a suonare il citofono, alla fine è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre della finestra del ballatoio, ha detto. Lui insisteva affinché io lo facessi entrare, ma io ho rifiutato per paura. Non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di cosa fosse capace. Interessante notare che le due donne si conoscevano e condividevano la stessa disillusione verso Impagnatiello. Giulia mi aveva confidato che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio, ha detto la testimone. Lei teneva solo al bambino e alla sua salute. Non sapeva se sarebbe tornata a Napoli dai suoi genitori, ma era certa che non voleva più vedere Impagnatiello. La testimone ha anche raccontato di un momento di cordialità condivisa. Ci siamo abbracciate per solidarietà femminile, perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo. E ha aggiunto, le ho offerto ospitalità se ne avesse avuto bisogno. Lei mi ha ringraziato e mi ha detto di non preoccuparmi. Purtroppo, sappiamo com'è finita la storia. Giulia Tramontano è tornata per chiudere definitivamente con Alessandro e non è mai uscita viva da quella casa. Questa testimonianza potrebbe aggiungere un nuovo capitolo all'indagine in corso, mettendo in luce nuovi, inquietanti dettagli. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.